Vorrei adesso aggiungere ancora un terzo punto. C'era il concilio dei padri, il vero concilio, ma c'era anche il concilio dei media, era quasi un concilio per sé e il mondo ha percepito il concilio tramite questi, tramite i media, quindi il concilio immediatamente efficiente arrivato al popolo era quello dei media, non quello dei padri. E mentre il concilio dei padri si realizzava nell'interno della fede, era un concilio della fede che cerca l'intellectus, che cerca comprendersi, che cerca comprendere i segni di Dio in questo momento, che cerca di rispondere alla sfida di Dio in questo momento e di trovare nella parola di Dio la parola per oggi e domani. Mentre tutto il concilio, come detto, si muove nell'interno della fede come fides creans, querens intellectum. Il concilio dei giornalisti non si è realizzato naturalmente entro la fede, ma entro le categorie dei media di oggi, cioè fuori della fede, con una ermeneutica diversa. Era una ermeneutica politica. Per i media il concilio era una lotta politica, una lotta di potere tra diverse correnti nella Chiesa. Era ovvio che i media hanno preso posizione per quella parte che loro appariva, quella confacente con il mondo loro, cioè quelli che cercavano la decentralizzazione della Chiesa, il potere per i vescovi e poi tramite la parola popolo di Dio il potere del popolo dei laici, cioè questa triplice questione, potere del Papa, poi trasferito potere dei vescovi, potere di tutti, sovranità popolare. Era naturalmente per loro questa la parte da approvare, da promulgare, da aiutare. E così anche nella liturgia non si interessava la liturgia come atto della fede, ma come una cosa dove si fa cose comprensibili, una cosa di attività della comunità, una cosa profana. E sappiamo che c'era una tendenza che si fondava anche storicamente di dire la sacralità è una cosa pagana, eventualmente anche dell'Antico Testamento. Nel Nuovo vale solo Cristo è morto fuori, cioè fuori delle porte, cioè nel mondo profano. Sacralità da finire, profanità anche del culto. Culto non è culto, ma un atto dell'insieme, della partecipazione comune e così anche partecipazione come attività. E queste traduzioni, banalizzazione dell'idea del concilio sono state virulenti nella prassi dell'applicazione della riforma liturgica, che erano nati in una visione del concilio fuori della sua propria chiave della fede. E così anche nella questione della scrittura, scrittura in libro storico, da trattare storicamente nient'altro e così via. E sappiamo come questo concilio dei media era questo accessibile a tutti, quindi questo dominante più efficiente. E ha creato tante calamità, tanti problemi, tante realmente miserie, seminari chiusi, conventi chiusi, liturgia banalizzata. E il vero concilio ha avuto difficoltà di concretizzarsi, di realizzarsi. Il concilio virtuale era più forte che il concilio reale. Ma la forza reale del concilio era presente e man mano sempre più si realizza e diventa la vera forza che poi anche è vera riforma, vero rinnovamento della Chiesa. Mi sembra 50 anni dopo il concilio vediamo come questo concilio virtuale rompe, si perde e appare
il vero concilio con tutta la sua forza spirituale, e il nostro compito proprio in questo anno della fede, cominciando con questo anno della fede, di lavorare perché il vero concilio con la sua forza dello Spirito Santo si realizzi e sia realmente rinnovata la Chiesa. Speriamo che il Signore ci aiuti. Io, ritirato con la mia preghiera, sarò sempre con voi e insieme andiamo avanti col Signore, nella certezza vince il Signore. Grazie.